ragazze, abbiamo un piccolo problema e il problema si chiama quantità di libri. Quindi, a grande richiesta, torniamo con un nuovo video e questo è il super mega book haul di primavera. Piacciono tantissimo, io accumulo libri un pochino tutte le settimane, dico vabbè aspettiamo ancora un po', mi sa che ho aspettato troppo perché sono un sacco di libri. Prima di iniziare, ovviamente voi sapete che i book haul non sono dei video dove vi parlo nello specifico dettagliato delle letture in questione, anche perché alcuni di questi libri non li ho ancora letti, però è un modo per segnalarvi le nuove uscite o libri che secondo me possono essere interessanti, anche perché di solito le CIE mi spediscono libri oppure io compro libri sempre secondo il target e il mio genere, quindi più o meno siamo lì. Vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un pollice in su se questi video vi piacciono e soprattutto di seguirmi anche su Instagram, che è il social che aggiorno praticamente sempre insieme al gruppo Facebook. Detto questo, iniziamo subito! Allora, il primo libro da cui partiamo è una scoperta magnifica su cui spenderò due parole in più rispetto agli altri libri perché ci tengo particolarmente. Allora, voi dovete sapere che molte volte mi segnalate letture carine, letture diciamo in self-publishing, letture di case editrici più piccoline delle solite big che conosciamo, oppure storie di vostre amiche, insomma mi segnalate tantissime storie che secondo voi vale la pena di leggere e io vi do sempre ascolto! Magari voi non lo sapete perché ho una mole di libri veramente incredibile da leggere, però quando posso recupero tutte le letture che, diciamo così, mi ero appuntata e che mi avevano in qualche modo catturata. Questo è il caso di un libro che mi è piaciuto tantissimo e che penso sia adatto a tutte le fasce di età, sia dalle più giovani che a quelle magari che hanno un'età un po' più adulta, perché, diciamo, a chi non sono piaciute le fiabe? Chi quando era piccolo non leggeva le fiabe? Questo libro è adatto a voi. Sto parlando di Dream Hunters di Miriam Benotman. Spero si pronunci così, se non Benotman, non lo so, voi sapete che con le pronunce faccio sempre fatica. Il libro in questione è questo qui, e non è di una grandissimissima CE super famosa, super pubblicizzata, no. La casa editrice appunto Astro, una casa editrice un po' più piccolina, che però ha partorito, ovviamente l'ha partorito l'autrice, questo libro che è un piccolo tesoro. Partendo principalmente dalla copertina, che trovo sia magnifica, dal titolo Dream Hunters, il ponte illusorio, questa cosa mi aveva già colpito perché sapete poi no che Amazon vi consiglia letture simili a quelle che avete già fatto. Quando il libro mi è arrivato a casa per appunto essere visionato, essere letto, ho detto sì, lo voglio leggere assolutamente. Tra l'altro mi è arrivato con il suo segnalibro, guardate che meraviglia, bellissimo, e con la maglietta, cioè io non vedo l'ora che faccia più caldo per indossare questa meraviglia e ringrazio tantissimo appunto per avermela spedita, perché racchiude appieno il significato di questa storia. Vi faccio vedere anche il retro, credici sempre e ciò che desideri si avvera, quindi è molto affine anche a me, no? Vi ricordate che vi dico sempre cose simili. Allora, il libro di Miriam è un libro che dovete leggere per un semplice motivo: non è banale, è super coinvolgente, ha un finale che non vi aspettate, ma che, non lo so, non voglio spoilerarvi troppo. Insomma, questo libro mi è piaciuto. Penso che, tra l'altro, l'autrice abbia fatto un buon lavoro, soprattutto anche a livello di editing, perché purtroppo l'editing alle volte è sottovalutato. Ma sì, insomma, faccio correggere, ma sì, niente. Un buon editing farà sì che il vostro libro sarà giudicato positivamente o negativamente. In questo caso si vede che c'è un lavoro veramente preciso. Non ho trovato rifusi, non ho trovato errori, mi è piaciuta molto anche la fluidità con tutto il discorso, con la trama, con... Non lo so, parte subito col botto e vi ritrovate alla fine, che sono circa 250 pagine, a dire «Oh mio Dio, adesso!» Quindi Miriam, per favore, scrivi ancora! Tra l'altro io per curiosità sono andata anche a leggermi la sua biografia e noto con piacere che è una ragazza molto molto intelligente che si dà da fare in tante cose e quindi ci tenevo a segnalarvela. In info box comunque vi lascio anche il sito internet, tutte le informazioni c'è anche sul segnalibro www.dreamhunters.it con Instagram, Facebook, Twitter. Comunque in info box, come sempre, sapete che c'è tutto il necessario, io mi impegno un sacchissimo a farlo, quindi vi aspetto qui sotto. Continuiamo con altri due libri della casa editrice Nord, della mia amata Jennifer L. Armentrout, che spero di aver imparato a dire il suo cognome,
Speriamo. Allora, non so se lo sapevate, ma avevo scritto anche questo libro Lontano da te. Vi lascio comunque linkato il video dove vi parlo. Datti una calmata, respiro. Non so che a volte mi scrivete che faccio i video troppo lunghi e quindi cerco di parlare velocemente, ma mi rendo conto che forse parlo troppo velocemente. Allora, vi lascio qui sopra linkato il video. Aveva scritto anche Lontano da te diverso tempo fa, però tutte le mie amiche mi avevano detto: Ilaria, attenzione, che finisce in un modo che ti lascia appesa come le lenzuola fuori sul balcone. Quindi mi raccomando, o sai leggere in lingua e ti leggi il seguito in lingua, oppure aspetta. Finalmente la Norda ci ha contentato e recentemente è uscito anche il secondo capitolo, che è questo qui, Ritorno da te. Guardate che meraviglia! Quindi per voi amanti di questo genere e soprattutto di questa autrice, che voi sapete è una delle mie preferite straniere, vi rimando a leggere anche questa serie, perché comunque Norda ha intenzione di continuarle, quindi possiamo leggere con un pizzico di sollievo che non rimarremo troppo fuori appese, anche perché fa caldo e ci si ustiona. Sono un po' rimbambita oggi. Anche di questi sicuramente troverete sul blog poi la recensione e in info box vi lascio il link. Continuiamo con un libro che ho comprato io invece, perché me l'avete stra, super, mega, iper consigliato dovunque e comunque, che è una lettura che purtroppo non sto andando molto avanti, ma non perché non mi prenda, ma perché sono stati giorni intensi, soprattutto con tempo di libri e tutte le belle iniziative a cui sto prendendo parte. Ed è questo libro qui, che La verità sul caso Harry Qbert, suppongo si dica così, lo spero, sto leggendo lì, perché me l'avete segnalato e mi avete scritto Qbert, però io vi giuro che non lo so, quindi fatemi sapere se l'ho pronunciato correttamente. È un genere tra l'altro diverso dal mio solito, però siccome io mi fido tantissimo dei vostri consigli e mi piace ampliare il mio bagaglio culturale, ho detto lo devo prendere e quindi insomma l'ho preso, adesso lo leggo e sicuramente, se è pazzesco come dite, arriverà poi la mia recensione singola, diciamo una video recensione per questo libro. Continuiamo poi con un libro che è fresco, fresco, freschissimo, perché arriva dalla fiera di Milano, quindi da tempo di libri, ed è questo libro qui che è Unforgiven, il nuovissimo libro della saga di Fallen di Lauren Kate. E tra l'altro c'era Lauren Kate, ragazze, a tempo di libri, insieme agli autori che ho conosciuto, che ho rincontrato, tipo appunto Jimmy Maguire, di cui arriverà un video veramente su tutta la mia esperienza con lei, perché sono stata la sua assistente per 2 giorni, quindi questa settimana, fine questa settimana, inizio prossimo arriva il video di Jimmy Maguire con tutto quello che è successo, tutta la mia esperienza. Però c'era anche Lauren Kate, che ho beccato per caso, e questo è il libro che è uscito da pochissimo, con la sua dedica, dove mi ha scritto per Ilaria, amore per sempre, non so se lo vedete. Quindi veramente dolcissima, vi lascio qui tra l'altro il video che feci realizzato su Fallen, se ve lo siete perso. Questa anche è una novità, proprio super novità, perché è appena arrivato, ed è il piccolo museo dei cuori infranti, che dovrebbe uscire il 24 aprile, quindi proprio oggi, cioè il giorno che vedete il video, ed è di Sperling. Guardate che carina questa copertina con questo cuore che sembra un fiore, e tra l'altro è stato definito un esordio affascinante, tenero ed esilarante, in cui vorrete perdervi. E l'ha recensito così Gail Forman, che è praticamente quella di Resta anche domani, che vi lascio qui linkato, perciò sono davvero contenta. E la trama mi ispira tantissimo, perché questo museo dei cuori infranti, sicuramente ce ne saranno delle belle. Anche di questo vi lascio in info box il link per l'acquisto, se vi interessa. Solito vi metto sempre sia l'ebook che il cartaceo, perché c'è chi proprio non legge in ebook per principio e c'è chi invece preferisce l'ebook per risparmiare qualche soldino, quindi poi la scelta sta a voi. Arriviamo a Mondadori. Mondadori, ho 2 libri che sono entrambi già stati recensiti sul mio blog, quindi comunque non sono propriamente nuovi, però sono molto validi perché entrambi sono stati recensiti con il massimo dei voti. È di Sophie Kinsella, La mia vita non proprio perfetta, questo libro qui, che ha un paio di mesi, e tra l'altro Sophie è stata anche presente a Tempo di Libri, quindi se avete avuto la fortuna e il piacere di incontrarla, insomma fatemi sapere come l'avete trovata, cosa vi ha detto, insomma raccontatemi. Questo libro è piaciuto tantissimo a noi del blog, l'abbiamo recensito bene, come sempre, anche di questo il link, e anche Romantics. Guardate la copertina di questo libro e ditemi se non vi viene voglia di leggerlo, a me è tantissima, non l'ho ancora fatto, però sul blog trovate la recensione se siete più curiosi o semplicemente se volete guardare la trama e basta, perché le recensioni magari le volete leggere dopo aver fatto la lettura, capita anche questo. Come sempre,
Guardate che cosa, basta non dico più perché lo sto dicendo per tutti i libri, penserete che sono un po' fulminata, in effetti. Continuando col filone di prima, ho un libro particolare perché anche questa è una storia autopubblicata, o meglio pubblicata con You Can Print, e stiamo parlando di Fabrizio Ciccarelli, che mi ha gentilmente spedito una copia del suo libro, che è Torno da turista. Allora, Torno da turista, beh, qua dietro c'è la biografia di Fabrizio, che spiega in qualche modo che cos'è, di che cosa tratta questo libro. Lui è napoletano, tra l'altro, come mia mamma, e trovo che sia molto interessante, anche qua c'è il segnalibro, sia molto interessante questa storia, perché voi provate a capire, no? Torno da turista, cosa mai vorrà dire? Io ancora non ho avuto il piacere di leggere questo libro, però sicuramente ve lo voglio segnalare, perché se posso dare una mano alle persone che stanno facendosi conoscere in qualche modo, lo faccio volentieri. De Agostini mi ha mandato la nuova storia di Jennifer Niven, che per intenderci era quella di Raccontami di un giorno perfetto. Questa volta è il libro che appunto arriva nelle nostre mani, nelle nostre librerie, nelle nostre case, è L'universo nei tuoi occhi. Allora, di questo libro ho sentito davvero dei pareri così, un po' contrastanti, perché dopo Raccontami di un giorno perfetto eravamo tutti un po', ok, ho paura a prendere in mano un libro della Niven, e non faccio spoiler, però chi l'ha letto lo saprà. Alcuni l'hanno amato, alcuni l'hanno un po' troppo paragonato a Raccontami di un giorno perfetto, e quindi sapete, quando si parte con un po' troppe aspettative riguardo una storia, alle volte si rimane un po' scottati, quindi io penso che ogni libro vada letto in qualche modo in un nuovo attimo, in un nuovo momento, no? Nel presente, non perché abbiamo già letto qualcosa di quell'autore nello specifico, autrice, anche se è molto difficile, lo so. Ok, abbiamo ancora un bel po' di cose, abbiamo 3 CE. Newton in questo periodo mi ha mandato 3 libri, che sono Apri i tuoi occhi, di Patricia Marr. Sì, c'è anche ancora l'etichetta. Una storia d'amore moderna e fantastica che ogni donna vorrebbe vivere. Poi La ragazza nel giardino del tè, questo, guardate che bella anche la copertina. Tra l'altro... io ho fatto una cosa fichissima, che però vi farò vedere nella bookshare tour aggiornato, perché ho messo tutti i libri Newton insieme e ho fatto un comodino a mo' di libri Newton. Su Instagram forse una foto c'è, però alcuni libri non hanno questo robino bianco, vedete, tipo questo non ce l'ha. Insomma, mi sballa un po' tutto, e una fissata di libri troverà la comprensione, vero? Ditemi che mi capite. E comunque questo è l'altro libro di cui volevo parlarvi, e l'ultimo è Matrimonio di convenienza. Anche questo ha una copertina molto carina, e qua vedete il robino bianco c'è, e c'è un brillocco, un anello sopra. Quindi queste sono le novità Newton. Poi abbiamo Amazon Publishing, io intanto ormai devo accucciarmi perché sono troppi libri, e abbiamo Fiore di Magnolia, questo libro qui, che ha una copertina strepitosa. Veramente, penso che nelle copertine ultimamente ci sia un po' più di impegno da parte delle CE. Che è di Rosa Ventrella, e invece di Marta Savarino Ho sempre voluto te. Vedete, sono entrambi di Amazon Publishing, e a me piace tantissimo Amazon Publishing, perché ha questi libri molto... li vorrei definire basic, nel senso sono molto basici, ma non nel senso negativo, nel senso che è data molta enfasi alla fotografia in copertina e al titolo, non ci sono tanti fronzoli, e questa cosa mi piace, anche proprio da tenerli uno accanto all'altro. Veniamo all'ultimo CE, che è Giunti! Un sacco di libri giunti. Allora, iniziamo con un'uscita veramente recente, che è Capelli ovunque, di Virginia Bramati. La conoscete? Io sì, molto bene. Anzi, se per caso sto guardando questo video, ciao Virginia, ha scritto davvero tante cose, e questa volta torna con Tutta colpa della mia impazienza, che è una copertina dove c'è questa donna con un ombrellino. Mi piace molto lo sfondo e anche questo effetto un po' anticato, con i cuoricini, insomma la sua cornicetta, veramente carino. Per Giunti, Insegnami a vedere l'alba. Ovviamente la foto è una foto che racchiude molto bene quello che è il significato dell'alba, no? Anche se a me inizialmente mi sembrava un tramonto, voglio dirvi la sincera verità, però ha colori molto chiari, no? Più rosini che rossicci, vabbè, insomma, un'alba, un tramonto più o meno, eh? E niente, quindi anche questo tra l'altro è nuovo, è arrivato da pochissimo, insieme a Prove di sopravvivenza per una famiglia felice. Ecco, il titolo dice già tutto. Se vuoi trovare la tua vera mamma, c'è una suora all'Agenzia Cattolica per le Adozioni del Connecticut che ti aiuterà.
si chiama Suor Gemani e l'orfanotrofio si trova a New Ashbury, suppongo. Il mondo nella mia testa cominciava a oscillare lentamente. L'orfanotrofio era solo un paio di città di distanza. Non lo avevo mai saputo. Bene, spero di avervi lasciato un po' di mistero, di suspense, di curiosità, di avervi segnalato libri che magari possono interessarvi. Io lo dirò l'ultima volta, poi non lo dico più, anche perché il video poi lo chiudo. Guardate l'info box, ci sono tutte le cose che vi dico nel video. Ovviamente questo non vi giustifica non guardare il video fino alla fine, ma comunque per praticità vi riassumo sempre tutto, così è più facile anche per voi cliccare, venire, guardare, piacciuzzare, condividere, iscrivervi, quello che volete. Sì, tutto bene ragazze, sono solo un po' così, sarà l'area primaverile. Vi mando un bacione grandissimo, ci vediamo nei commenti e grazie per aver visto questo video. Ciao belli!